È con noi Isabella Arnoldi, candidata per la lista Lega Nord nelle prossime elezioni amministrative del Comune di Novara. Questa sera Isabella ha presentato una serata molto particolare, rivolta al sociale ed in particolare ai bambini della nostra città. Lasciate la parola. Sì, abbiamo voluto coinvolgere questa serata con il dottor Cadario, che è un pediatra di Novara e si occupa in particolare del diabete infantile. Ha un progetto di ricerca molto importante che sta portando avanti con la sua equipe e è un progetto nel quale noi crediamo perché si tratta di fare prevenzione per questi bambini, per avere dei bambini che siano certamente più sani, che sappiano che possano mangiare meglio, che possano avere una qualità della vita molto migliore. Tra l'altro è un progetto che non costa molto e io personalmente mi sono impegnata con loro per una serie di iniziative per portare avanti e sensibilizzare la popolazione su questi temi. In particolare tu ti rivolgi ai novaresi, sei una donna, sei una mamma e sei una candidata per le nostre prossime elezioni. Cosa vuoi dire ai nostri ascoltatori? Beh, insomma, io ho lavorato tanti anni in Comune Novara con Massimo Giordano come portavoce, lavoro ancora con lui all'assessorato regionale allo sviluppo economico, però ho pensato che quell'esperienza di 9 anni poteva non essere buttata via. E quindi ho pensato che fosse opportuno, importante anche per me candidarmi e portare questa esperienza magari in consiglio comunale. Mi piacerebbe molto farlo e mi impegnerò al massimo.